Ismaele Lavardera ha fatto molto parlare di sé per aver realizzato il docufilm sulla politica italiana, svelando segreti e retroscena. Ismaele Lavardera nasce nel 1993 a Palermo. Da sempre intraprendente e appassionato di giornalismo, inizia già durante gli anni del liceo ad avvicinarsi alla professione che inizierà poi a praticare una volta ottenuto il diploma. Assieme agli studi universitari, Lavardera inizia a collaborare per l'emittente Canale 8, per il quale conduceva il telegiornale. Oltre che con il Giornale di Sicilia dove era il corrispondente da Ficarazzi, la svolta però avviene nel 2013 dopo un incontro all'Università di Palermo tra il giovane Lavardera e Pino Maniaci, il padre di Peleiato. Il lavoro svolto da Ismaele conquista lo scenario nazionale per un servizio realizzato nel 2014 per Peleiato su delle irregolarità nel voto delle europee a Villabate. Inchiesta questa che porterà alle dimissioni di tutta la giunta della cittadina siciliana. Servizio viene ripreso anche dalla trasmissione Le Iene diventando così di grande dominio, con Ismaele Lavardera che poi nel dicembre dello stesso anno pubblica il libro Le piccole cose fanno la differenza, con la prefazione di Lirio Abate. Dopo aver ricevuto diverse menzioni per il lavoro svolto, nel marzo 2015 fonda l'Associazione Nazionale per le Verità Scomode, una sorta di rete dove si mettono in contatto più figure professionali unite dalla lotta alla mafia. Sempre nello stesso anno poi Lavardera entra a far parte del cast della trasmissione di Italia 1 Open Space, per poi iniziare anche a collaborare con Le Iene realizzando diversi servizi per lo storico programma targato Mediaset.